totale incassi da inizio campagna, mettiamo tutto insieme, il marketing suo, loro che sono bravi, facciamo tutto, eccetera, eccetera, 1.660.000, che non è male per un locale nato da zero in pieno Covid. Ho preso la decisione di abbandonare quella che era l'attività imprenditoriale in cui ero in quel momento, prendone una tutta mia, partendo proprio dall'aver studiato e quindi creando un metodo merenda puro al 100%. Se qualcuno ti avesse detto, fra 2 anni non lavori più nel locale, hai un locale, viaggi da solo, hai creato un format, stai aprendo il secondo, in un anno, partendo dalla romanità, quindi di un prodotto come la carbonara, e abbiamo deciso di concentrarci e di focalizzarci all'interno del mercato milanese su quel prodotto. Siamo andati a Milano perché era, diciamo, la città più fertile per poter far crescere un'attività dove c'era una folla affamata e potevamo intercettarla. C'è stato uno studio, c'è stato un progetto, abbiamo anche fatto un'analisi insieme. E lì, come la lampadina, mi si è accesa e ho detto, andiamo. Sapevi che la pasta alla carbonara è la ricetta italiana più falsificata in Italia e all'estero? Ecco perché, da buon romano quale sono, ho deciso di portare a Milano, nel mio ristorante Maccheroni, cucina italiana, la carbonara autentica e originale. Personalmente, non ho nessuna paura di definirla come la carbonara numero uno di Milano. E per essere certo che tu l'assaggi, ho deciso di farti una proposta impossibile da rifiutare. Se verrai a cena da Maccheroni e ordinerai un piatto di carbonara, avrai diritto ad un'altra carbonara totalmente gratis. E non solo. Se mi dirai che la carbonara di Maccheroni non è la migliore che tu abbia mai mangiato a Milano, anche il secondo piatto di carbonara sarà gratis. Sei pronto a degustare la carbonara numero uno di Milano? Prenota subito il tuo tavolo compilando il form qui sotto. Giuseppe ci ha chiesto di organizzare e rogare per lui le campagne di marketing che facessero da trampolino di lancio e da turbo per il locale. Già subito, nel giro di una settimana, ci siamo accorti che già i primi numeri erano molto molto positivi, abbiamo avuto i risultati più incredibili. Questo è stato frutto di un ragionamento che comunque le campagne, nel giro alla fine di 10 mesi, ha stampato... Totale incassi da inizio campagna, mettiamo tutto insieme, il marketing suo, loro che sono bravi, facciamo tutto, eccetera, eccetera, 1.660.000, che non è male per un locale nato da zero in pieno Covid. Capito che è fondamentale fare l'imprenditore, non fare chi eroga il servizio vero e proprio, perché se sei troppo coinvolto all'interno dell'operatività non capisci dove sono i problemi. E questo è per raccontarvi come è cambiato in realtà il destino imprenditoriale di questo giovane ragazzo. Parlo io in prima persona, funziona, tranquillo.